E buongiorno mondo, oggi super lusso, colazione fantastica al B&B Il Bambuseto, come vi ho detto ve lo straconsiglio. Cominciamo con uno yogurtino e mirtilli neri. E oggi posso fare un po' con calma, sono le 7:20 e dovrebbe arrivare Gus, vi lascio il suo canale YouTube o di qui, adesso vediamo dove va, e faremo un pezzo di strada fino a Cuneo assieme, così ci conosceremo finalmente dal vivo e pedaleremo assieme. Parlo da solo, ma sto parlando con la telecamera. Mia mamma diceva sempre: guarda che i matti parlano da soli. Sì, io un po' matto sono, però stavolta stavo parlando con la telecamera. Molto bene, sto uscendo dal B&B, che è quello lì dietro che vedete, e guardate un po' chi ho trovato sulla strada, il grande Gus. Ciao, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Cucchini sulle mani. Questa era una citazione per il grande Francesco Ciclo Ergosum di Life in Trave. Cucchini! Siamo già belli che seduti in un bar. Comunque, vabbè, com'è giusto che sia. Giusto che sia, perché chilometri ne abbiamo già fatti, 22. Vabbè, tu 22. Lui ne sa, sì, 22 dalla mia partenza, lui se ne è fatti già quasi 50. No, 40. Vedo. Lo dico subito. Diciamo. Scusate. Confrontiamo subito. 46. Ecco, lui 46 km, perciò ci meritiamo una seconda colazione alle 10. 10 meno 5, quindi sì. Ci andiamo a riposare. Siamo gente di una certa età. Più che altro, senza neanche farla apposta, siamo fermati in un bar che fa confetterie e liquorista. Vediamo subito. Quindi abbiamo deciso di far colazione con un buon liquore? Sì, ma non ditelo al mio nefrologo. Li abbiamo preso in giro, non abbiamo preso il liquore, anche perché... No, ma è la brioche è inzuppata di rum. Ah, è un babar rum quello? Sì, un babar rum camuffato da croissant. Colazione l'abbiamo fatta, come avete visto non ci siamo alcolizzati, abbiamo fatto i bravi. Sì, io sono bravo. Voglio ringraziare Gus che si è fatto lo sbattimento di venire fino a Fossano È stato un piacere. Per farsi sti 25 km con me per arrivare e accompagnarmi fino a Cuneo di farmi da cicerone. Ringraziamo anche il signore qua che ci sta leggendo delle poesie. Anche se è un po' solitario. Non è parla di grandi poco, parole, sì. È intento lì nella sua lettura, sì. Non si è riusciti a distrarlo, è lì, impalato. Comunque, posso dire una cosa? Sì. Io ti ringrazio, è stato un piacere conoscerti. Un piccolo spoiler, rimanete connessi perché arriveranno una marea di video insieme. Però io non vi ho detto niente. Lui non ha detto niente, boh, vedremo. Vedremo, vedremo. Non ho qualcosa in pentola a bolle. Adesso le nostre strade si divideranno, lui tornerà verso il suo mondo V, centro del mondo, dice lui. Certo. E io proseguirò verso Saluzzo. Però prima di lasciarlo ho una domanda che mi perplime da stamattina, perché non è ancora chiaro se i cunesi a Rum sono veramente cunesi o sono come l'insalata russa che non è russa? Maria, io esco. Vorrei ringraziare nuovamente Gus per avermi accompagnato da Fossano a Cuneo e soprattutto per avermi regalato il suo super cappellino Vivi Oltre. E
come avete visto ci siamo lasciati a Cuneo, lui doveva tornare a lavorare, io devo continuare a farmi i miei giri da vagabondo a CDC, come ve li ho chiamati finora nei post di Instagram. Da Cuneo ho fatto solo 10 km, ma adesso rispetto alle Langhe è tutto molto tranquillo. Da qui a Saluzzo, dove voglio arrivare, sono ancora una quarantina, ma essendo abbastanza in piano, anzi in alcuni punti leggermente in discesa, a parte una collinetta che vorrei andare a fare. Quindi tempistiche sono molto più rilassate rispetto a quelle dei giorni precedenti, quindi va tutto bene. Oggi si rilassano le gambe dopo aver fatto anche una mega dormita al B&B, super. Ok, è 1:20, sono arrivato a Busca, ho deciso di farmi la pausetta qui per mangiare, tanto oggi ho fatto già 50 km, tutta pianura, le zone sono ovviamente meno interessanti delle Langhe, ma una volta che hai visto le Langhe tutto il resto è quindi giornata proprio di relax e pausa, tutta pianura, abbastanza tranquilla, quindi mi mancano pochi chilometri a Saluzzo, poi da lì vado fuori in qualche paese a cercare dove accamparmi con la mia tenda. Magari incontro anche Giacomin sulla strada, vado a bermi una cosa con lui, facendo due chiacchiere, e così ho spaccato le balle a tutte le persone che conosco della zona. Ma va così. Adesso mi faccio il panino con le cose che ho comprato al Penny e mi rilasso un attimino qua al fresco dell'ombra della chiesa Santissima Trinità di Busca. A dopo ragazzi, ciao! Ho cominciato già ieri sera a spaccare le balle a Federico, stamattina a Gus e ora sono venuto fin da Giacomino solo per fargli vedere che non faccio i giri solo intorno a casa ma vengo anche fino a Saluzzo. Esatto, perché bisogna cambiare anche il giro, non monotonia. E quindi ci si allunga nelle Langhe, esatto. E poi nel Cuneese, Saluzzese. Saluzzese. Hai fatto bel giro, consigliato a tutti. va bene, gli ho spaccato le balle, mi ho fatto un bel caffè. È ora di ripartire. Oggi doveva essere una giornata tranquilla, di svago, con più discese che salite. Io ho fatto un sacco di soste, un sacco di conoscenze, sia occasionali, ma molti ragazzi del gruppo Telegram di Mattia Miraglio, ovvero Robe da Matti. Ringrazio anche Giacomin che avete visto adesso, che sono andato a trovare solo per fargli vedere che io non giro solo intorno a casa, visto che mi prende sempre in giro guardando le mie tracce di Strava e dice sempre che faccio sempre il solito giro intorno a casa. Sono arrivato fino a Cuneo, fino a Saluzzo. Come potete vedere adesso sono a Saluzzo, tra poco vado a Castellar, sono ancora altri 5 km dove mi aspetta ancora un altro ragazzo, Gianluca, che mi ha già mandato la foto che ha le birre nel baule, quindi non bisogna perdere tempo quando ci sono le birre che ti aspettano. Perciò faccio questi 5 km, trovo il posto tenda e ci godiamo le birre e un'altra chiacchierata anche con lui. A dopo ragazzi. Come vi dicevo, accoglienza top, birretta. Ciao a tutti. Ciao, sono Gianluca. Sono Gianluca. Benvenuti nel video di Simone. E ci beviamo una birrozza. Quale migliore pausa se non una birra, un po' di patatine e della compagnia ottima. A dopo, adesso beviamo. Ciao ciao. Dicevo, i miei amici, invece che commentarmi il video, che sarebbe la cosa più figa del mondo, ti mandano poi un messaggio privato. Non mi serve se non lo scrivi privato, ok? Scrivimelo sotto il mi video! Mi fa piacere, però il video serve un po' anche a quello, interazione, sai com'è, esatto, tu commenti, io rispondo. Esattamente, sarebbe veramente figo così. Però mettono like, quindi va bene. A me mettono anche il dislike, E buonasera, dopo un milione di chiacchiere, un sacco di risate e la birretta bevuta insieme a Gianluca, mi ha accompagnato in questo posto dove ho già montato la tenda.
mi sto preparando un piatto di fusilli al pomodoro un po' triste, ma questa sera ho anche il pecorino da metterci dentro che ho comprato al Penny. Fa un po' frescolino, ma si sta molto meglio delle altre sere. Il clima è decisamente cambiato, quindi speriamo che stanotte si stia benone. La giornata è andata alla grande, ho incontrato un milione di persone, ho fatto alla fine un'ottantina di chilometri, ma con mille soste, ma piacevoli, di chiacchierate con un sacco di gente, come vi ho fatto già vedere, quindi è inutile che ve lo ridica un'altra volta. Perciò adesso mi devo spicciare perché si è fatto abbastanza tardi, mi do una sciacquata, mangio, faccio il post di Instagram perché quello lo volete sempre vedere e mi vado a riposare, che domani si pedala di nuovo. Ciao, buonanotte ragazzi. Repeat.